Perché la politica è nella merda? Cioè, perché la politica è finita? Perché la politica ha determinato una reazione così violenta? E quindi oggi abbiamo dei non politici, che sono politici, ma sono non politici perché sono contro la politica. Perché i politici sono stati dei ladri. Quindi la prima cosa che un cittadino chiede è l'onestà. E quindi, d'accordo, occorre che un politico non prenda denaro, non abbia neppure stipendio, che i suoi poteri siano limitati per evitare che egli possa essere corrotto. Quindi tutto è stato fatto nel Parlamento per limitare il potere della politica e arrivare poi a cancellarlo. E tutta la potenza che hanno assunto i 5 Stelle è legata allo sputare sulla politica. Ottimo, i cittadini sono tutti contenti. Quindi, la Raggi è onesta. La Raggi è onesta, io non ho dubbi che sia onesta. La Raggi è onesta, è un esempio tipico di un nuovo politico che, non essendo un politico, non è un politico, ma è un politico, è un sindaco, anzi una sindaca, ed è onesta. Quindi Roma non funziona. Il che vuol dire che l'onestà non basta. Ogni cittadino deve essere onesto. Il politico deve essere onesto e capace. Se io ho un medico onesto che paga le tasse, è fedele alla moglie, si comporta con grande rigore e poi quando mi opera muoio, quel politico sarà onesto, ma è una testa di cazzo, è un coglione. Il che vuol dire che il vero politico onesto è il politico capace. L'incapace è peggio che il disonesto, perché non essendo in grado di fare nulla, crea danno. Ora, è possibile che Roma abbia un sindaco che non è in grado di fare nulla, che sbaglia ogni azione e che neppure lui a lei decide, ma è decisa da un altro. Uno diventa sindaco, firma un contratto con il suo capo, per cui deve pagare delle multe se non fa quello che dice, ed è identica a Ambrangiolini. Ambrangiolini. La Raggi è come Ambrangiolini con Boncompagni. C'è Boncompagni, che è grillo, si assomigliano, anche sono amici, amici. Ambrangiolini si muove e Boncompagni le parla. Uguale. Ma è possibile che un sindaco di Roma sia come Ambrangiolini? Onesta. Onestissima, io sono certo che è onesta, ma è la prova che con onestà non fai un cazzo. Ognuno deve essere onesto, ma non in quanto onesto deve essere politico. Un professore di cinese, un professore di inglese, deve conoscere l'inglese, dice no, è onesto, quindi mi insegna il cinese che non sa. Semplice, no? Il medico ti spiega tutto perché rischiamo la vita, ma un professore di cinese deve conoscere il cinese e che sia onesto è un dato subalterno. Meglio se è onesto e sa il cinese. Ma se è onesto e non sa il cinese, è uno stronzo! È uno stronzo! E voi volete stare con i grillini, pieni di gente onesta che non sa un cazzo? Secondo voi i grillini sanno chi è Simone Martini? Interrogateli. Se non sanno se chi è Simone Martini, vadano a cagare! Loro e la Raggi! Onesta, grande cacatrice, anche io sono un grande cacatore, ma io cacco bene, lei cacca male. Mal cacata! Ambrangiolini, 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 Raggi Angiolini. È quello che sta capitando adesso, per cui non può avere il vice sindaco, non può avere l'assessore, deve cambiare, deve mettere il vice sindaco uno che si chiama Bergamo, che è assessore alla crescita culturale. Alla crescita culturale. Ma tu puoi chiamare un assessorato alla crescita culturale? Ma non si vergognano, neanche le parole sanno usare. Ignoranti, a scuola devono tornare. Saranno onesti, anche un bambino di 6 anni è onesto, ma non lo fai governare. La Raggi ha 6 anni, è onestissima e non sa un cazzo. Vaffanculo!